Cari amici trevignole, noi parliamo di sciacquutamenti, insomma di quel che succede quando è in una famiglia che è qui che parla dialetto trentino e qui che parla italiano. Sciacquutamenti. E cosa succede? Che questi qui gli insegna i fiori, ai neoi, italiano. Magari senza saer ben né dialetto né italiano. È un problema questo. Questo è un problema. È da qui che potrei immaginare che vai fuori i mostri. Cioè, qui che non si capisce ben da che banda è picca, in sostanza. Colpa di chi è? E chi è che lo sa? Chi è che lo sa? Di certo no, dei terroni. Loro, i vissù, i parla italiano e anche il suo dialetto, ma non è par che i miscele do robe, no? Può essere invece che in Trentino è sposa una d'anzò, di gente da Borghete anzò, da Marzese Melimone anzò, anche dal Bellumat, che già lì scomincia un vento, per esempio, cielo ci, città stracagà, vuto combattere, cioè comincia gli sciacquutamenti. Occio però, gay Trentin è un fenomeno, è uno sciacquutamento che rischia di creare casini, ma proprio casini. Lei quando si voleria far parlare italiano, italiano correggiuto, voci che tutti i dì, tutto il sacrosanto dì, i sente pare e mare parlare dialetto, certo. Questo è il problema. Cioè, bisogna andare alla fonte sempre dei problemi, dove dal borò, insomma. Scominciamo da un esempio che mi manda l'amico Famelic, quel delle de Ciacere Trentine, e si chiama così il Family perché è una luzia, una fa che non si ferma mai, cioè tocchi ha dei problemi insomma d'alimentazione. Allora è il Family che mi dice che Andy era in giro e stia facendo delle foto ed è colpa e sente. No, Andrea, non andare in quel tocco di prato che c'è la boacchia. Ostia, la boacchia per boazza, giuro, la ne mancheva. Deve essere, secondo me, anche più grande delle solite boazze che si trova nei prai dove che le maghe. E soprattutto la maccia, le braghette, anzi, scusami, la macchia, i pantaloni. E lì va un giro per arco, che è una che tira un passeggino e il boccia lei è un po' come dice voi, in italiano, vivace, iperattivo. Insomma, più vif che morda. E se dondola e quell'altra, ma dai Thomas, stai fermo un attimo che se no mi crodi giù dai salasati, sui salasati, e ti ciappi una botta. E questo è niente. Alle udienze scolastiche, i medis, mi sta qui a domandare all'insegnante, va bene, ma il Roberto ci tienero a sto italiano? E col tedesco sprechenero qualcosa? Perché abbiamo spenduto dei soldi per farlo rimettere a uno. Ganga chi tenta la mediazione tra i due idiomi. Dai Dennis, andiamo sul solero a prendere la ramata, poi veniamo giù da basso e torniamo su subito su alto a fare la marenda. Bianca questo. Impossibile non riflettere poi, credo, sui danni che tanti anni bui per il dialetto, parlato a casa e vietato a scuola,
ha prodotto in vecchie generazioni. Allora, dica, stiamo verbalizzando. Sì, insomma, visto che mi avete ciappato, volerei un avvocato, né, che potesse tirarmi fuori dalle stracce. Perché potete sapere da tutti in paese che non ho mai e mai fatto quelle robe che voi mi dite su. No, verbali, eh. All'alt delle forze dell'ordine della strada, Oscia mi ho subito staccato il freno, ma non avevo visto la vostra macchina perché stavo chiacchierando con la sposa che parlava del cognato e del neote. Attenzione. Mai e poi mai, dico alle nuove generazioni soprattutto, commettere sti errori nel curriculum. Mi chiamo Beppi Strambo, ho 28 anni e mezzo, appena finito l'ENAIP, lauretti in giro per le caldaie, volenterone, voglia di lavorare, mi serviressero. Se sepolle, misteri in valle de non, se no dovrebbe spendere doppi soldi per andare avanti e indietro. Non vi dico altro, non credo che ci sia bisogno di attaccare altro.